Benvenuti a un nuovo video dedicato a Margaret Atwood. All'interno di questa serie, infatti, dopo aver raccontato qualcosa sul libro Vi racconto l'astronomia, ho iniziato a leggere di alcuni passi tratti dal libro, scelti ovviamente a mio semplice gusto. Anch'io, preparando la tesi di laurea, ho lavorato ad un piccolo telescopio di 30 cm di diametro, situato sul tetto dell'osservatorio di Arcetri, sulle colline fiorentine, con la città distesa sotto. Eppure, ancora a quel tempo, era il 1944, si potevano fare osservazioni, sebbene con uno strumento così modesto, ottenendo risultati degni di essere pubblicati su riviste internazionali di grande prestigio. Allora non esisteva l'inquinamento luminoso, la guerra era in corso e le città sprofondavano nel buio più completo dell'oscuramento. A Merate, succursale dell'Osservatorio di Brera a Milano, a soli 300 metri sul livello del mare, ho lavorato tutte le notti serene degli anni tra il 54 e il 64. Non era certo un posto ideale, in Brianza il cielo raramente bello, quasi sempre velato da una leggera foschia. Solo dopo un temporale rimane terso per 2 o 3 giorni. Le notti più limpide di solito capitano a settembre, dicembre e gennaio. Poi la nebbia riduce molto lo splendore delle stelle. A Merate, la cupola del telescopio Zeiss è su una collinetta che sovrasta di una decina di metri il parco sottostante. Spesso la cupola emergeva a malapena dalla nebbia. Nei 15 giorni delle fasi lunari, tra il primo quarto e l'ultimo quarto, comprendeva dunque la luna piena, si lavorava con lo spettrografo. L'immagine della stella cadeva su una sottile fenditura e perciò il chiarore del cielo illuminato dalla luna non dava nessun disturbo. Nei 15 giorni, fra l'ultimo e il primo quarto, includenti la luna nuova, lavoravano i fotometristi, che avevano invece bisogno di un cielo quanto più scuro possibile. Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli appartenenti a questa serie dedicata al centenario di Margherita Hack. Detto ciò, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima lettura a Chiana e darvi un bel saluti a tutti.